vedere i dossier riservati. A proposito di dossier riservati, insomma, parlavamo di Pacciani, Monica, sicuramente sono i particolari che stanno emergendo negli ultimi anni, una verità che insomma per il momento ancora non c'è, non è concreta almeno. A te. Milo, il mostro di Firenze e quei delitti che hanno insanguinato la Toscana sono il caso criminale più lungo e controverso della storia d'Italia. Il primo serial killer italiano non ancora probabilmente scoperto, perché 20 anni fa moriva Pacciani, moriva, dicevamo, innocente perché l'appello lo aveva assolto. Da allora tante cose sono cambiate, sono finite in prigione tantissime persone, farmacisti, giornalisti come Mario Spezzi. Oggi però ci sono delle importanti novità che arrivano proprio dalle indagini, dalle nuove tecnologie, perché soprattutto sull'ultimo delitto, quello dei due francesi, all'inizio di settembre del 1985. Ho fatto un piccolo sorriso perché quel delitto venne fotografato all'8 settembre, ma forse proprio quella data, di cui ha parlato uno dei compagni di merende di Pacciani, Lotti, non è esattamente quella. Allora, ne vogliamo parlare con i nostri ospiti. Paolo Cochi, regista e autore di Al di là di ogni ragionevole dubbio, regista tra l'altro anche dei delitti del mostro di Firenze, un documentario su tutto quello che è successo, su tutti quegli anni, la psicosi appunto del mostro, e autore appunto di questo libro che ripercorre tutti, anche forse gli errori che sono stati commessi da queste inchieste negli anni. E poi Viere Adriani, che è proprio l'avvocato legale dei familiari di Nadine Morio, l'ultima vittima del mostro. Viere Adriani, voglio iniziare da lei. Intanto grazie per essere con noi. Buongiorno. Voglio iniziare da lei perché voi Buongiorno. al mostro Pacciani in realtà non avete mai creduto. Ma non ci crediamo nel ruolo che gli è stato attribuito, però io non ho nemmeno detto che Pacciano fosse completamente estraneo, ecco, quindi non certamente con quelle caratteristiche apicali che gli sono state attribuite. Sicuramente con un ruolo secondario, ecco. Poi proprio che sia morto proprio innocente, diciamo che la sentenza di condanna era stata annullata, ma poi a sua volta l'annullamento era stato travolto in Cassazione il 12 dicembre del 1996, perciò Tutto diciamo era il collocato in contrario una di sorta tutto di limbo. è accaduto durante questi lunghissimi anni di indagine. Una verità che ancora però fondamentalmente non c'è, perché per esempio Pacciani, compagni di merende, avvocati, si sono, anzi Lotti in particolare, si è autoaccusato di 3 dei 7 perlomeno duplici omicidi. E gli altri, per esempio, chi li ha fatti? Beh, appunto, questo noi abbiamo chiesto di accertare negli ultimi anni, però al momento non c'è stata ancora una risposta. Non c'è stata risposta, una risposta però ultimamente è arrivata dalle nuove tecnologie che appunto pare abbiano collocato l'ultimo delitto, quello in cui proprio è morta Nadine Morio, non l'8 settembre ma il 7. Questo che cosa significherebbe? Significherebbe che il racconto di Lotti è falso quantomeno sulla datazione, e comporterebbe di conseguenza la rivisitazione di tutta l'indagine per quanto riguarda la ricerca e il riscontro degli alibi, perché un conto è sapere che un fatto è accaduto la notte della domenica, un conto è sapere viceversa che è accaduto la notte del sabato, quindi con tutto ciò che comporta dal punto di vista appunto della verifica di estraneità o meno di certi personaggi a certi fatti. Paolo Cochi, lei che insomma il mostro lo ha studiato e analizzato in ogni suo aspetto, ha intervistato praticamente tutti gli attori che hanno gravitato intorno a questo caso, questo mistero italiano. Pacciani entra nell'inchiesta quando? Entra nell'inchiesta a fine anni 80, era stata costituita una squadra speciale che si chiamava la SAM,
che individuò appunto Pietro Pacciani come il possibile autore, come serial killer solitario. Qui all'epoca si parlava di una singola persona, come in realtà io penso che sia poi alla fine. E fu individuato appunto dalla squadra antimostro che individuò Pacciani per dei suoi trascorsi. Per aver ucciso nel 51 l'amante della sua allora fidanzata, per aver infierito su di lei. Da Sì. allora, per esempio, Cocchi, sono stati fatti tantissimi, per esempio, anche identikit del mostro, anche psicologici. E quello che, per esempio, anche lei ha raccontato nel documentario, ha scritto nel libro, è che questi identikit fatti del mostro di Firenze, come agiva con le scissioni del pube in maniera quasi chirurgica del seno, questa escalation, se vogliamo, anche di violenza perpetrata sulle ragazze, dalle prime coltellate sulla prima vittima del 74, che erano quasi punture, come diceva anche Mario Spezzi, che circondavano il seno e il pube, a proprio invece delle vere e proprie scissioni, dei quasi rituali sono sembrate. Un identikit che non sembra assolutamente affiancarsi a quello di Pacciani, che era un mostro, aveva ucciso, aveva violentato anche le sue figlie, ma forse non quel mostro. Assolutamente sì, questa è la realtà, lo dimostra anche l'ultimo gesto che fece questa persona inviando un lembo del seno alla procuratrice donna Silvia Della Monica, cosa che insomma è scarsamente ipotizzabile che abbia potuto fare un personaggio come Pacciani, che ricordo era comunque sì, una persona non molto. Sicuramente c'erano degli indizi su di lui, ma ipotizzare un fatto del genere né da parte sua né da parte dei suoi compagni di merende è impossibile da ipotizzare, insomma. Quello che salta agli occhi, e voglio ritornare dall'avvocato Viera Adriani, è che negli anni le tecniche di indagine si sono affinate tantissimo. Riguardando le immagini, anche le fotografie di quei delitti, anche dell'ultimo delitto, si vede una scena del crimine completamente compromessa, con persone che arrivavano, anche i fotografi stessi, arrivavano a fotografare praticamente in faccia le vittime. Decine di persone che calpestavano, infatti non a caso furono trovate impronte. E tanto è cambiato da allora. Secondo lei, da queste nuove tecniche, da questi nuovi reperti, ci si può aspettare, nonostante sia passato così tanto tempo, una nuova verità? Ma non per quanto riguarda la tenda, immagino, e per quanto so io. Non so se per gli altri reperti che hanno accompagnato la vicenda di questo ultimo delitto sia venuto fuori qualcosa di più importante. Mi riferisco alle buste inviate ai magistrati subito dopo il fatto, tre magistrati della Procura della Repubblica di Firenze. Mi riferisco alla busta indirizzata alla dottoressa Della Monica, apparentemente asintomatica perché chiusa con il collante, però. Sì, teoricamente, potenzialmente sì, concretamente non so perché tutti i nostri tentativi di cercare di avere un colloquio con i rappresentanti della Procura della Repubblica di Firenze, che in questo momento hanno ancora un'indagine in corso, sono ahimè falliti. Quindi non loro parlano neppure col legale che rappresenta le vittime, non si sa che cosa fanno, non si sa di cosa si interessano. Allora, Manet noi in abbiamo, noi siamo, altamentere siamo partiti postum. avvocato, siamo avvo partiti avvocato da questo anniversario. 20 anni fa moriva Pacciani. Abbiamo detto è morto innocente perché l'appello di fatto l'ha assolto, anche se i misteri su di lui Diciamo così. restano tantissimi. La nostra Chiara Caleo, la nostra corrispondente da Firenze, è andata a farci ripercorrere, Milo, quella che è stata l'atmosfera, se vogliamo, anche di quegli anni, perché abbiamo parlato di una vera e propria psicosi tra le Sì. coppie.
e non soltanto. Guardate un po'. Un'intera comunità nella centrifuga, il proprietario di casa è cambiato. A Mercatale Val di Pesa, nelle dolci colline di sangue, per citare un libro sulla vicenda, viveva Pietro Pacciani, il mostro. Questa era la sua casa, questo il suo giardinetto dove fu ritrovata la famosa cartuccia calibro 22 marca Winchester, serie H. Il paese, in quegli anni chiuso a riccio, ancora non ha dimenticato. Nel bar tutti lo chiamano per nome. Tu conosceva Pietro? Si conosceva, riconosceva. Non ho mai creduto che fosse lui. Conoscevo così di vista, per me. Posto di nulla, ecco. Ha una diversa opinione sui lavoratori della terra agricola, come si descriveva lo stesso Pacciani, Amadore Agostini, storico cronista della Nazione. Decisamente un mostro, sia per quello che risulta dagli atti processuali, sia per i comportamenti che lui aveva, familiari, personali, che erano dei comportamenti da persona, da animale, perché uno che dà da mangiare alle proprie figlie il cibo per i cani non è una persona normale. Purtroppo si è sbagliato nel non andare avanti. Siamo partiti con molto ritardo, con grande confusione, quando il presidente Ognibene diceva qui sembra di essere alla festa del Brigidino, aveva perfettamente ragione. Quei luoghi di quegli omicidi c'era di tutto. Gli omicidi furono commessi in gruppo. Il gruppo c'era anche Pietro Pacciani. Di notte, occhio ai posti isolati. L'ombra dell'assassino ha condizionato il vissuto di quegli anni. Se tu passavi in certe zone appena fuori Firenze, quelle che si arrampicano verso il piazzale Michelangelo, trovavi le macchine in fila con i vetri coperti dai giornali. I genitori, guarda caso, andavano spesso al cinema la sera, lasciando casa vuota e dicendo: guardate, noi non torniamo prima delle 2 di notte. Attenzione, Jean. Chiara Caleo, Sky TG24, Mercatale Val di Pesa, Firenze. Paolo Cocchi, è significativo questo racconto, torno da te, perché in realtà c'è anche un'altra cosa. Nino Filastò, l'avvocato di Vanni, che dice: guardate che non sono soltanto questi i delitti del mostro di Firenze, ce ne sono altri che non sono stati collegati, ma forse stiamo sbagliando ancora. Ma io penso, innanzitutto volevo dire che dal punto di vista scientifico è stato dimostrato che quel delitto, parlo dell'ultimo, dell'85, non avvenne quel giorno, quella sera, ma 1 o 2 giorni prima, e questo scientificamente da vari esperti che personalmente ho contattato sottoponendogli il materiale autoptico e le foto. Quindi già questo fa capire che di base c'è un vizio. E nel lavoro che ho svolto ho anche dimostrato che quella che è l'unica fonte di prova su Pacciani, cioè la testimonianza di Lotti e Pucci, è falsa non solo su questo delitto ma anche su... Ma e allora la tua tesi qual è? Chi è stato? Chi è il mostro di Firenze? No, dunque io mi sono occupato di... sono un documentarista, quindi mi documento e a mia volta documento, e in tutti questi atti che in 20 anni ho raccolto non c'è assolutamente la prova che erano più persone, non c'è assolutamente la prova che era Pacciani e i compagni di merende. Questo lo si può dire proprio leggendo gli atti giudiziari e gli atti di indagine. Chi è il mostro di Firenze? Forse ecco, l'avvocato Filastò è quello che ha lavorato meglio in quest'ottica, che ha avuto un acume investigativo, a mio avviso, questa è una mia opinione, più efficace. Perché comunque credo che questo personaggio non sia mai stato individuato e probabilmente era qualcuno che aveva a che fare con gli ambienti investigativi. Dici era perché secondo te non c'è più il mostro di Firenze? Beh, penso di no, insomma stiamo parlando di una vicenda iniziata 50 anni fa, nel 68, perché io credo che anche quel delitto lì è stato il primo delitto del mostro, quindi parliamo di 50 anni di storia, siamo nel 2018, smise nell'85, non mi risulta dalla letteratura e dalla cronaca che vi siano stati casi del genere, e credo che abbia chiuso lì
il suo ciclo. Purtroppo non si è riusciti ad arrivare ad una verità e quando non si riesce ad arrivare a una verità si tirano fuori le ipotesi più astruse, quindi mandanti, un'architettura che in letteratura criminale e criminologica non esiste praticamente. In genere la realtà infatti supera sempre la fantasia. Paolo Cocchi, regista, autore di Al di là di ogni ragionevole dubbio, grazie per essere stato con noi. Vieri Adriani, avvocato delegale della famiglia, dei familiari di Nadine Murió, una delle ultime, anzi l'ultima vittima del mostro di Firenze. Non è mai troppo tardi in realtà per accertare la verità, Milo. Noi intanto però ci fermiamo. Sì, facciamo una piccola pausa, ringraziamo i nostri ospiti, i nostri telespettatori. Diciamo che tra pochissimo parleremo di quello che è il clima di violenza.